Buonasera cari amici di Positano News, sono contento che siate sempre così sensibili alle iniziative culturali. Quando c'è cultura, quando c'è amore per l'arte, per le cose belle, voi siete sempre con noi e di questo vi ringrazio. E stasera il Cineforum del Circolo Endas, diretto dal professore Antonio Volpe e organizzato da me con la presidente Adele Paturzo, ha un ospite d'onore. Noi di solito amiamo, prima del film, presentare sempre una realtà locale e artistica per dare un piccolo spazio a qualcuno che nella nostra terra delle sirene, non soltanto di nome ma anche di fatto, così piena di istanze culturali, poetiche, artistiche, dà qualche cosa, un contributo. E quello che vi voglio presentare stasera, che presenterò al mio pubblico, adesso in anteprima presento a voi, è un ragazzo che chiamiamo, si definisce forse lui stesso un poeta per caso, perché lui scrive delle cose intense che hanno avuto anche premi, ma lo fa quasi distrattamente, quasi senza metterci attenzione, vero Maurizio Marchetti? Perché poeta per caso? Cosa perché vuoi non dire? Ho mai dato troppo fiato alle mie cose, forse anche sbagliando. Man mano che passa il tempo ci credo sempre un po' in più e poi comunque mi piace emozionare gli altri. Una bella realtà che ha avuto diversi riconoscimenti, diversi premi, però non è ancora pubblicato. Oggi è difficile in Italia per un poeta giovane di grande talento, considerato sempre bene dai critici, però senza un supporto economico dietro pubblicare. Ci hai mai provato tu? Sì, ho tentato. Comunque ci sono delle problematiche di vario tipo, e anche rivolgendosi a determinati settori della poesia, in relazione anche all'ambiente per quanto riguarda gli anni e le persone a cui ti rivolgi. E spero in futuro, magari maturando, di perseguire meglio questi obiettivi e di riuscirci. Tu so che non ami parlare della tua vita personale, però è anche una vicenda di malattia molto importante. Questo secondo te ha un peso nella tua poesia, nella tua creatività, il fatto di aver conosciuto anche la sofferenza fisica, la paura della malattia? Abbastanza. Della morte. Io spero che lo cambi in meglio e non in peggio, perché comunque la malattia ti modifica in tanti aspetti. Però spero di trarne profitto per quanto riguarda l'apprezzamento nei confronti della vita in generale. Sono veramente contento di aver avuto l'occasione di presentare questo ragazzo. Chi ascolterà le poesie ne rimarrà veramente colpito e sono convinto che farà strada. Forse il ruolo di noi animatori culturali, come di voi giornalisti e soprattutto del pubblico, è di dare la possibilità a chi ha qualcosa da dire, ha la capacità di emozionare, di raggiungere il cuore, di smuovere dei sentimenti importanti dentro di noi, la possibilità di venire alla ribalta. E il Cineforum ha proprio questo scopo, di avvicinare i giovani, gli anziani, tutte le età, tutte le gli strati sociali, con il linguaggio del cinema, alla cultura, alla letteratura, all'amore per il bello, ai messaggi profondi che ci permettono di capire la nostra realtà. E stasera abbiamo un film molto adatto ai giovani, This is England, che parla del disagio di un adolescente che va in Inghilterra negli anni 90, si lega agli skinhead, no? Quei ragazzi un po' disagiati, disadattati, però l'importante alla fine, il messaggio importante del film è che dietro tutte le apparenze quelli che contano sono i valori fondanti, che poi non cambiano con le mode e con le parti esteriori, ma sono i valori del cuore. Grazie, grazie Carlo.